muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Tra i best performeresse di Milano, in evidenza Fiat Chrysler, più 2,42%. Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene meno 2,13%. Consolida ai livelli della vigilia lo spread, attestando il valore a 142 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,79%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dell'ISMNO manifatturiero, del PMI composito, degli ordini dell'industria e della bilancia commerciale. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.259,25 punti.